Professor Pavan, allora, nel convegno di oggi il primo a parlare di BIM è stato il professor Cervini e ha detto che per introdurre il BIM veramente a livello diffuso occorre che sia introdotto a tutti i livelli di sistema. Introdurre a tutti i livelli di sistema quindi vuol dire anche creare un linguaggio comune che possa essere di supporto per chi, per il sistema. Mi sembra che sia innovante occuparsi di questa materia. Può dirci qualcosa? Sì, Innovance ha traguardato per prima cosa proprio la criticità di un linguaggio comune in una filiera tanto diffusa che interessa il 90% della produzione manifatturiera, oltre che il prodotto edilizio. Quindi, grazie soprattutto al lavoro dell'ITC CNR, abbiamo creato un glossario delle costruzioni dove riposizionare appunto questo sistema di linguaggio che ti permette di identificare di cosa stai parlando, perché prima di capire tutti gli attributi devi sapere di che cosa stiamo parlando in maniera chiara e univoca. Quando a che punto siamo con i lavori? E state trovando che il mondo delle industrie, il mondo dei vari settori delle costruzioni hanno capito l'importanza del lavoro che state facendo? Sì, devo dire che adesso siamo al lavoro di sviluppo con le imprese e le imprese ci stanno seguendo. Abbiamo e stiamo implementando il lavoro con la produzione e la produzione ha risposto in maniera molto proattiva all'uso delle schede standardizzate e al facilitare la comunicazione dei loro attributi di prodotto a tutti gli operatori. Crede che il SAIE, la manifestazione fieristica che quest'anno compie 50 anni, può essere un supporto a questo sviluppo del BIM in Italia? Sì, assolutamente sì, perché come sempre la virtualizzazione poi ha bisogno del luogo fisico dove le persone comprendono le necessità altrui e collaborano veramente all'interno di una filiera. Quindi il BIM è virtualizzazione, ma il luogo fisico d'incontro è sempre fondamentale.